Finalmente un po' di tempo per noi. Finalmente. Ma vogliamo coinvolgere anche i ragazzi? Va bene. Allora facciamo una conversazione in slow Italia. Ma prima caffè. Adesso possiamo iniziare. No. No. No, 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 no. Allora, com'è andata a Napoli? Bene. Cosa hai fatto? Allora, ho mangiato tante pizze. Quante? Penso almeno 4, forse 5 in 10 giorni. Complimenti. Non posso resistere. E poi sono stato con la famiglia e ho visto tanti amici. Come sta tua mamma e tua sorella? Stanno bene, adesso vivono tutte e due a Napoli, prima mia sorella viveva in Calabria, una regione al sud della Campania. Mia sorella ha avuto un po' di febbre, ma ora sta bene. E tu cosa hai fatto recentemente? Allora, ieri ho portato Brody Sì. dal veterinario Ah, e perché? perché ha avuto un'infezione all'orecchio. È stata un'esperienza. È stata un'esperienza. Posso immaginare conoscendo Brody. Perché lei è molto ansiosa, ha paura del veterinario e quindi piange, corre dappertutto. Tutti gli altri veterinari ridono perché è pazza. È un Cioè. piccolo diavolo della Tasmania. Sì. Ah, e poi quando il veterinario si avvicina, lei si immobilizza per la paura, quindi è stata un'esperienza. Vi siete mai chiesti perché i bambini apprendono così velocemente la lingua? Sicuramente perché il loro cervello è un po' come una spugna, ma anche perché gli adulti parlano ai bambini in maniera lenta, enunciando tutte le parole, a volte anche esagerandone i suoni, come facciamo noi in queste puntate molto speciali e lente. Ma sapete anche cos'altro è utile per imparare l'italiano? Tutti i materiali che potete avere se fate parte della comunità Easy Italian. In questo modo potrete scaricare esercizi, trascrizione, video con e senza sottotitoli per mettere alla prova il vostro ascolto e anche audio lento e veloce per
Per sapere come far parte della comunità Easy Italian, cliccate il link in descrizione o qui. La tua famiglia come sta? Bene. Mio papà è stato in Irlanda. Oh, wow. Ah, mia sorella e la famiglia si sono divertiti molto a Natale. Purtroppo non sono tornata in Inghilterra quest'anno, però ho visto i video delle mie nipotine e si sono divertite. Ayla, la più grande, ora ha i rollerblade. Il vocabolo molto italiano, i rollerblade. se vuoi puoi dire probabilmente pattini in linea, penso, ma usiamo rollerblade. I pattini. Comunque i pattini, sì. Beh, il caffè è quasi finito. Che dici se ci mettiamo più comodi sul divano? Sì. Andiamo. Io posso stare. Ok. Più comodi. Sì. Come va il lavoro? Il lavoro va bene. Abbiamo ricominciato a fare video per i ragazzi e con i ragazzi. Quest'anno abbiamo fatto con i nostri studenti la torta caprese. Molto buona, ma molto pericolosa, perché per provare la torta l'abbiamo fatta tante volte e abbiamo troppa torta caprese a casa. Noi non possiamo avere i dolci in casa. Se abbiamo un dolce, non riusciamo a smettere di mangiarlo. Quindi, no dolci. Prima regola di casa. E a te? Come va il lavoro? Bene, sì. Ho alcuni nuovi colleghi, abbiamo nuovi professori, bene, mi sto divertendo. Però basta lavoro, avevamo detto un po' di tempo per noi, quindi che facciamo questo weekend? No, che facciamo questo fine settimana? Farà freddo, quindi potrei stare sul divano sotto la coperta con una tisana e un libro o una serie Netflix. Interessante. Possiamo pensarci. Possiamo anche vedere qualcuno, una cena con gli amici. Bene, forse. Sì, beh, possiamo organizzare una cena a casa, così siamo al caldo, comodi, ma socializziamo. Fai la torta caprese? No, basta torta caprese. Penso che non farò dolci, però potrei fare la pasta, se non fa troppo freddo. La pasta a mano? A mano. Fatta a mano? Sì. Approvo. Bene. Beh, c'è un po' di sole. Perché non andiamo in balcone? Continuiamo il tour. Andiamo in balcone. Ah, che bel sole. Non ti sembra esagerato? C'è il sole, ma è gennaio, fa freddo. Tu che vieni da un paese più freddo, non preferisci questa temperatura? No, preferisco il caldo,
L'Italia, perché fa freddo in Italia? Dovrebbe far caldo in Italia. E vabbè, fa anche freddo. Abbiamo anche le montagne, la neve, la pioggia, il vento. Anche a Napoli fa freddo, ma non così. Ho sbagliato tutto. Andiamo in Sicilia. Andiamo. Beh, in effetti fa un po' freddo. Rientriamo? Sì, andiamo. È stato un piacere. Anche per me.